No, vabbè. Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questo nuovissimo video su Dragon Ball Legends. Oggi finalmente posso iniziare a mostrarvi i primissimi benefici, insomma i primissimi effetti di Cidku sul mio account. Infatti vi mostrerò un team principalmente in realtà basato su Broly ed un altro personaggio, ed in particolar modo vi mostrerò un blu viola, ma attenzione perché oltre alla novità Cidku Zenkai 7 che avete visto all'interno del video, chi mi segue in live sa già che ho fatto un'altra mossa in vista di uno Zenkai in realtà. Infatti mi son praticamente fatto tutte le singolette giornaliere possibili ed immaginabili sullo Zenkai di un personaggio in particolare e finalmente l'ho concluso, l'ho portato poi da Zenkai 2 a Zenkai 7 tramite le multi. Abbiamo lì, come potete vedere, Bardock. Questo qui è il blu viola che andremo ad utilizzare e il team che sto utilizzando anche attualmente, giusto per divertirmi un pochino finalmente anche con qualche Zenkai. All'interno del PvP, come vedete, nella top in realtà adesso sono sceso a 4000, ma in realtà sto praticamente ogni giorno rankando sempre per la top 3000. Come vedete siamo a 19.000 RP. Questa è la season con reward doppio, quindi ci sarà un bel po' da rankare. Per il resto, il team che vado ad utilizzare è questo qui. Sto ancora testando quale potrebbe essere il vero e proprio team. In realtà l'ho sempre giocato con Majin Buu in bench, però ci ho messo un attimino Radish per boostare gli HP, per vedere un attimino come gira. Vi faccio vedere anche gli equip perché qualcuno di voi effettivamente me li aveva chiesti all'interno degli scorsi showcase, insomma. Questi sono gli equip che sto utilizzando in questo momento. Team che si baserà tutto principalmente su Bardock, che switchando poi a Broly da critico, eccetera, da buff, insomma. E poi, insomma, dipende. Se dovessimo beccarci un matchup con 0 verdi, porteremmo praticamente tutti e tre i blu che abbiamo all'interno di questo team, tutte le tre SP in realtà blu giocabili, cioè Bardock, Cheetoo e Broly. Altrimenti, se dovessimo avere almeno un verde all'interno del team avversario, porteremmo sicuramente Goku Ultra Istinto a protezione degli altri due. Detto ciò, ragazzi, proviamo qualche battaglia e proviamo a vedere se riusciamo a fare dei bei crittozzi. Abbiamo ufficialmente uno dei nostri nemici numero uno all'interno di questo gioco, per questo team. Ok? Lo sapevo, ma non mi interessa, onestamente. No, no, però qui devi mantenere. Devi mantenere Goku. Qui devi mantenere Goku. Non ci metto niente a rimettere di nuovo Bardock. Bello questo tanking. Carino. Broly. Crittozzi. Niente Crittozzi, o sbaglio? Niente. Se me lo feinti però questo mi fai un favore. Vediamo. Vediamo. Oh, peccato. Vediamo. Non male, non male, non male, non male, non male. Allora, non può più crittare in questo momento, va bene. Vai, 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 vai. Let's go. Vediamo seriamente quanto riusciamo a tenere contro Black Evo, perché è veramente uno dei pericoli numero uno per il mio team. Ok. Oh, crit, va bene. Ha levato proprio la verde. Bravo Bardock, bravo, 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 bravo. Ok. 2. 3. Ok. A posto. Ok. Ottimo, vediamo. Yes, entrata, perfetto. Allora, mi serve solo una blastata. Io voglio provarci, ci voglio provare. Anche perché poi lo induciamo allo switch, quindi se la critta questa VG. Ok. Broly, ma no, non può crittare. Non c'ho il critico. Però.
Ah, vabbè, dai. Questo pure si lanciava, però. Comunque abbiamo battuto Black Evo con due blu, eh. Voglio dire, finalmente c'ho un minimo di team rotto. Prossima. Devo capire se divertirmi con questa versione con Broly o se mettere all'interno del team principale. Ok, ottimo. Dicevo, se mettere nel team principale coso, Chitku. Ok. Perfetto, non va allo switch. Sbagliato io. Concentriamoci, vai, non devo parlare. Bene. Critico! Vai, la lascio. Vai Broly che mi sto a divertire. Forse abbiamo perso. No, non l'abbiamo perso. Mi sa che lascio Broly. No, mi sa che lascio lui. Oh mamma. No, peccato che ho sbagliato. Che ho sbagliato tutto. Subito guarda. Mi sa che lascio Broly. E io la... devo ancora capire come... Madonna, ma quanto... Ah, ok, guarda. Devo ancora capire bene come far girare al meglio il team. Tipo le verdi me le tengo per Goku 3 Stinto, ma mi sa che dovrei usarle più con Broly. Ok. Ma questo c'ha un bordello di RP, però sta facendo delle... No, aspetta, io devo vedere un attimo qua. Va bene, non fa nulla. Devo vedere quanto tiene. Sta tenendo un bordello, ragazzi. Quelle sono botte che non si tengono facilmente. No, ma tutti stanno tenendo abbastanza. Va bene. Vediamo ancora. Bardock. Ma com'è possibile che difensivamente stanno tenendo così questi? Vabbè, sbagliato. Subito pronto a mettere Goku 3 Stinto. Perfetto. Ok. Ora Broly, stammi calmo lì. Dammi calmo lì, Broly. Adesso c'hai pure il critico. C'è pure il critico, eccolo. Ok. Proviamoci. No, non beccato. Ok. No, vabbè. Ragazzi, sto team è limite. Allora... Cioè, aveva i personaggi stranamente stellati pochissimo. O meglio, Kefla e Vegito giallo. Li aveva due stelle. E comunque, guardate qui. Cioè, aveva 22.000 RP questo qui, per farvi capire. Quindi, boh, vai a capire. Dio mio, ragazzi. Dio mio. Vabbè, testiamolo in un altro match ancora, dai. Team Tostarello questo qui. Stiamo attenti. Oh. Subito critici, per favore. Sbagliato io lì. Posto. Va bene. Andiamo così. Male. No, non ci credo. L'ho missato io. Missata io. Aia. Ok, vai. Almeno sblocchiamoci tu. Peccato, l'ho missata io quella lì. Però non mi devi fentare. Non mi devi fentare qui. No, mi ha fentato. Vabbè. Quello che avrei voluto fare io prima. Maledetto. Maledetto zozzo. Come maledetto che non sei altro.
Ok, allora adesso lui mi induce allo switch. Funziona per il critico? Secondo me no. Un attimo. Sì, ha funzionato, ha funzionato, ha funzionato, certo. Bene. Ma cosa? Ma come ti fai beccare così? Sì. Non ti tieni i critici. Ma fammo se sta verde. Mi faccio pure questa main. Eccoti qui. Madonna! Mamma, come te ne scendi? Ma come te ne scendi? Anzi, ma come te ne scendi? Madonna! Ma come se ne scende? No, ma ha guidato sulla... Ragazzi, ragazzi miei. Ovviamente anche qui non avevamo verde contro. Tra l'altro stiamo salendo. Mi sa che siamo arrivati probabilmente, vediamo un secondino, quasi in top 2000. Sì, ci siamo quasi, dai. Entro la top 3000 in realtà, quasi. Per poi andare nella 2000, insomma. Vai, altra partita. Sono pazzo, questo era match da Goku Ultra Istinto. Ma non me lo son portato. Vediamo. Ah, peccato. E vai, sblocchiamo un po' Citku. Ok. Allora, Citku, se mi ti trasformi, siamo a... Ok, siamo al top. Al top adesso. Ma che ha fatto? Ma sta laggando un poco, ragazzi. Sta un pochino laggando. Vabbè. Olè. Olè. Forziamogli lo switch. Vai. Sì, sì, sì. Forziamolo, forziamolo. Va bene che buttiamo questa ultimate solo per forzarlo, però... Intanto... Ce la godiamo un pochino con Goku Ultra Istinto, no? Che ne dite? Ci divertiamo un pochino? Sì che ci divertiamo. Altrimenti che gusto c'è? Ok. Ok. No, ma perché non entra? Ma perché? Oh, visto che Broly si è usato... Io ti lascio pregare, bro. Tanto ormai c'ho cheat. Vai, 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 vai. Tanto c'ho cheat per lo switch con Bardock. Vai, 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 vai. Peccato perché ancora una volta. Però ragazzi, questa è molto questione di... Anche di deconcentrazione. Sto parlando con voi. Non mi riesco a concentrare per tappare bene la specie. Ok. Non ho usato la verde. Strano. Pados, non dirmi nulla. Non dirmi nulla, però mi serve. Non guardo. Non lo so cosa è uscito. Olè. Ok. Emmo Gogeta. Emmo. Ragazzi, questa comunque è la controparte del video. Senza Zenkai non si può vincere. Dove giocavo praticamente con un team no Zenkai contro un meta quasi full Zenkai. Qui invece, oddio, non gioco con tre Zenkai, però due tutti dello stesso colore. Bene. Bene, amico mio. Dobbiamo solo fare attenzione al suo Rising Rush, che me l'ha lanciato su Broly, quindi... Guarda che me la tieni questa. Secondo me dovresti tenermela, bro. Vediamo un attimo. Me la tiene. Allora mi faccio questa verde. Un attimo, dovrebbe stare... No, l'ha recuperato il Vanish, ok. Ok. Adesso non dovresti avercelo più. Lo sapevo che mi stavi aspettando così. Sì, lo sapevo troppo. Lo sapevo troppo, per questo mi servivano le blast. Boom. Bada boom. Di nuovo blast, devo attirarlo.
Devo attirargli. Ecco qui, perfetto. Abbiamo attirato il Vanish. Peccato, l'avrei voluto chiudere con Cheat. Va bene. Tre blu contro Vados, che è rotta. È letteralmente rotto come personaggio. Ragazzi, questo qui è il mio team pazzo sgravato per... Finalmente, finalmente posso dire di avere anch'io un team mezzo pazzo sgravato. Con qualche difetto. Ce l'hai i difetti, sicuramente. Si chiamano verdi. Però, allo stesso tempo, posso divertirmi. Questo è un team proprio ignorantissimo. Detto ciò, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate tantissimi like se volete un video proprio dedicato a Cheatco in tutto e per tutto, anche perché qui, raga, alla fine l'avete visto e non visto, insomma, l'ho usato solo da Last Man Standing e manco ci è servito più di tanto, va detto, manco l'abbiamo sfruttato. Detto ciò, fatemi sapere, quindi datemi anche qualche consiglio dove vorreste vedere Cheatco, in quale team. Ma... E quindi, noi ci diamo appuntamento, come al solito, ad un prossimo video.